Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan, bentornati nella Skyblock Reloaded. Signori, allora, oggi facciamo un episodio extra, ma sì, nel senso che non facciamo achievement, ma ci prepariamo per andare nell'End per sconfiggere l'Ender Dragon, per cui cominciano i preparamenti, o preparazioni praticamente, come si dice, per andare a sconfiggere l'Ender Dragon. Signori, cosa ci serve per sconfiggere l'Ender Dragon? Ci serve l'Enchantment Table e le librerie che piazziamo qua. Adesso io ho fatto la piattaforma qua a fianco della piscina, l'ho allungata praticamente, e qua ci ho messo il blocco dove ci metteremo l'Enchantment Table. Le librerie ce le mettiamo qua attorno. E qua, signori, mi chiederete perché hai fatto un 2x2? Semplice, signori, noi adesso andiamo nel Nether a fare una capatina perché mi serve la lava, praticamente. Mi serve la lava in modo da creare della lava ferma. Buongiorno, Naland. Della lava ferma con la quale io ci vado a buttare sopra l'acqua e creare i 4 pezzi di ossidiana che mi servono. In poche parole, questa non c'era però l'altra volta. O sì? Non posso prendere di qua, vero? Sì, buongiorno. Ok, i 4 pezzi di ossidiana che mi servono. Porca puttana, che situazione tragica. Per fare praticamente appunto per fare l'ossidiana, per fare l'enchantment table, che, con il quale noi riusciremo a potenziare le nostre armi e i nostri equipaggiamenti. Allora, voi dopo mi direte, cioè sto tirando un torno, vi direte, ma come fai dopo per i livelli? Perché abbiamo 26 livelli, signori, e non incantiamo una beata mazza praticamente. Molto semplice, noi andremo a modificare il mob spawner, quello nel mondo normale praticamente, in modo da farlo diventare un mob spawner di esperienza praticamente. Dopo vi farò vedere come fare. Allora adesso noi cercando di evitare tipo i blocchi di lava che cominciano a scendere per i cazzi loro. Da qua Optifine funziona, anche se carica chunks come se non ci fosse a tomorrow. Qua c'è un po' di lava. Non posso farlo qua perché l'acqua ovviamente non funziona praticamente. Prendo un secchio di lava, 2 secchi di lava, 3 secchi di lava. Bom, adesso non selezioniamo la lava che non sia mai che la me scappa praticamente. E me do fuoco, tranqui. Anche perché se si spegne il portale dopo son cazzi praticamente. Perché come torno a casa devo morire per forza, non c'ho voglia. Torniamo a casa. Tripe Blades. Madonna, che i Blades. Non che credo. Da dove cazzo sono venuti fuori? Anche i Blades che rompicoglioni. Mamma che pro. Cioè, scusate Pigman, avete visto, signori? Ok, qua. Stiamo qua. Gay Blades che rompe il cazzo. Speriamo di non tornarci più in sto posto praticamente per un bel po'. O c'è una cascata lente, perché sennò sono cazzi. Signori, andiamo a riempire la nostra piscina con i secchi di lava, grazie all'achievement dei biscotti. Vi ricordate che ho usato tutti i secchi di lava, sì, tutti i secchi di latte. I secchi chiaramente tornano utili. Magari fa infinita con 2, no, dimmi che l'è con 4, era. Non mi dire che è con 4, vero? No, è con 4, voglio morire. Se fa così? Se fa così? No? Mi serve il quarto. Allora, per star tranquilli, perché mi ho paura che cominci a prendere fuoco un po' di roba, faccio delle slab. Mi servono 4 secchi. Ma avrei mai detto, signor? Pensavo che fosse come l'acqua praticamente. Facciamo la copertura classica. Facciamo così praticamente, ok. Mi serve un secchio di lava. Devo tornare nel Nether di nuovo. Che coglioni praticamente. Allora siamo tornati, signori, nel mondo reale con il secchio, ho tagliato. Nel frattempo, signori, è spawnato un zombie pigman fuori dal Nether, che bella cosa. Allora, torniamo qua, rispacchiamo tutto quanto con gioia, con calma. Jaquan fa tutte queste belle cose. E piazziamo la lava. Adesso abbiamo lava non infinita praticamente, perché immagino che se la tolgo comincerà ad andare in una direzione. Adesso, signori, noi possiamo fare tranquillamente, credo che dovrebbe funzionare. Se io prendo un secchio d'acqua e facciamo così, a parte che mi butta via le torce, 4 pezzi di ossidiana. Allora, signori, l'ossidiana con cosa si spacca? Si spacca con un po' come di diamante. Allora, cosa è successo? Io sono rimasto
AFK tantissimo perché avevo due diamanti che avevate visto negli achievement. Ho dovuto prenderne altri tre praticamente in modo da da fare, aspetta, ok, il piccone. E se vi ricordate gli scambi per fare i diamanti, non ve ne era mia tanti, nel senso che o mi mettevo... Cazzo sono le asticelle, quelle qua. O mi mettevo praticamente a darne l'end col discorso dell'end... quella roba dell'end che non mi ricordo più praticamente. Oppure, signori, mi mettevo a farmare... No, farmare, a picconare... Stone e quantomeno a rifare degli achievement tipo i biscotti per avere gli iron ore, che dopo con il nostro libro dei trade, se vi ricordate, noi col libro dei trade facevamo 64 iron ore per avere un diamante, per cui signori non avete idea del ferro che ho dovuto buttare via per avere due diamanti praticamente. D'altra parte non ve ne era altri metodi, l'unica cosa appunto era questa qua, a meno che non spaccassi, volendo potevo spaccare la... No, non c'entra un cazzo, no, non c'entra niente. Era il discorso dell'ossidiano, sto sparlando. L'unico modo era quello, per cui signori, per fare l'enchantment table abbiamo dovuto sudare le nostre 700 camicie, signori. Ma questo lo faccio fuori camera, perché è inutile che stiamo qua a far registrare video su sta roba qua, perché d'altra parte, come al solito, risulta noioso e dopo... fa video per niente, che diventano lunghi 200 anni praticamente. Adesso noi se non andiamo a prendere il nostro, tutta la nostra ossidiana, che qua dopo quasi quasi lo riempio di nuovo di lava solo per avere una fonte illuminata di notte, a meno che dopo non mi faccia bruciare tipo tutto il legno, perché ricordiamo che la mia casa è fatta principalmente di piattaforme di legno. Se si brucia qua qualcosa mi brucia tutta la capra, che è la stand star praticamente. Adesso per fare l'enchantment table servono i 4 pezzi di ossidiana, dopo servono i 2 diamanti che qua ce li abbiamo, e dopo mi serve il libro. Allora il libro mi go una pelle qua praticamente, e dopo nella nostra riserva sia di pelli che di sugar canes, perché l'altra parte anche lì con le mucche l'accoppiamento e ho fatto notti folli per riuscire ad avere tutte ste pelli. Ho sentito un rumore dell'Enderman, non che credo, non è un altro, non che credo, scusa, pardon, ok, facciamo il libro, scusate, digestione. Allora, 3 fogli, 1, 2, 3, facciamo il libro, e una roba l'è fatta. Dopo mettiamo 2 diamanti al lato e l'ossidiana sotto. Achievement sbloccato, se non mi stofego praticamente, scusate, se non muoio prima, achievement sbloccato, enchantment table. Ok, adesso questa la piazziamo qua, praticamente. Ok, adesso l'unica cosa che c'è da fare, signori, è da fare le librerie. Allora, io mi sono già messo via le 45 pelli, tutto sto sugar cane che io vado a trasformare in fogli, a prescindere, perché non mi ricordo più quanti ne servono. Comunque, oh, c'è mai Gavin Foy per fare i libri, praticamente. Ok, metti che 3 stack sono sufficienti. Adesso c'è il legno. Il legno non è assolutamente un problema. Prendiamo pure... Ah, mamma, aspetta che cosa qua. Vabbè, prendo uno stack per sicurezza. Facciamo... Aspetta, facciamo così. Perché servono 3 per 15, 45. 42, 45, 45, 45, 46. Vabbè, ho sbagliato il conto. Tranquillo. Allora, così... 45 libri, bene, 45 libri fatta. Adesso noi smezziamo i 45 libri in questa maniera qua. Cazzo, 45, la matematica non ha un'opinione praticamente. E Fema, aspetta, fin così, ven notte, cazzo, che adesso non viene fuori che spona il mondo. Mettiamo 15, ma mi sa che non è neanche sufficienti. Devo prendere più legno? No, non credo. Mi è toccato il più legno. Vabbè, Fade Jaquan che non sa fare i conti. Va bene, allora dai, riprendiamoci tutto. Prende altri 2 stack. Che cazzo, praticamente. Allora, fin così. Cazzo, fin così. Vedem, cazzo che sono sufficienti adesso? Probabilmente sì, praticamente. Adesso, ok. 15.
Libreria, Kivme sbloccato, Librarian. Non lo completo perché vado a dormire, signori, perché importante è la sicurezza. La sicurezza prima di tutto, signori. Perché sennò dopo mi fuori che fai my fail, tutti che ride, e Magia qua non ride perché dopo qua non arrivo più in fondo alle robe. Perché non arrivo più in fondo alle cose, scusate il dialetto. Allora, adesso, la libreria, se mi ricordo, Captive Insegna, erano così, completiamo il giro così, 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 giusto? In teoria dovrei avere incantamenti di livello 30. Eccoli qua. Cioè, perfetto. È un breaking track sull'Iron Axe. Tranquillo, praticamente. Ci sta. Signori, questo è il primo passo, praticamente, no? Verso la vittoria. Verso la gloria eterna, praticamente. Il secondo passo sarà quello, praticamente, di andare a farmare altro oro. Perché, purtroppo, l'armatura devo farla in oro, d'altra parte. Anche se nell'endgame ho sprovvisto di tutto, perché è inutile che dopo arrivo nell'end e mi fa spawnare davanti alla Dragon che mi uccide. Dopo, come recupero la mia roba? Magari me la fa andare nel vuoto. Allora, adesso, signori, passiamo alla fase numero 2, cioè farmare esperienza per appunto salire di livello. Benvenuti nel nostro mob spawner. Adesso dobbiamo fare una cosa molto figa, cioè dobbiamo andare fin su. Di fare in modo che desponino tutta la gente che c'è lì, perché sennò, signori, lei è un casin, che la metà l'ha in bisogno. Sentite, cioè, sentite che casin è, praticamente. Qua ci crepo, Come cazzo faccio? Come faccio? Devo fare in modo che desponino tutti, praticamente. Lo scopo della nostra missione, praticamente, qual è? È che noi dobbiamo chiudere il mob spawner. Qua non c'è nessuno, giusto? Ok, perfetto. Mettiamo le torce un po' ovunque. Mettiamo le torce che voi illuminano, non vedo niente, scusate. Il nostro scopo sarebbe quello, è doppio strato, per cui il secondo strato è lo stesso, praticamente. Lo lasciamo pure così com'è, praticamente. Il nostro scopo, vediamo quante volte dico il nostro scopo, sarebbe quello di coprire tutto quanto questo, cioè è di coprire sto posto qua, in poche parole. Vedete qua la nebbia che sta, le nuvole che stanno entrando nel mob spawner, e in modo che l'acqua vada perfettamente al centro di un solo blocco, praticamente, e che i mob cadino a fila in un solo blocco. Dopo noi qua chiudiamo tutto intorno e loro cadono su un blocco solo, praticamente. Ci mettiamo una slab davanti. Ovviamente gli mettiamo qualcosa per parare la caduta, tipo dell'acqua, possibilmente. E dopo loro, teoricamente, cadono nell'acqua. Non mi vedono per via della slab. E io posso stare lì ad ammazzarli. E signori, ho ciò che è la nuvola. Facciamo passare la nuvola. Rispetto per le nuvole. Priorità al nuvole. Ecco, questo è un po' un casino. Come fa a saltare via la nuvola adesso? Parkour contro la nuvola, sì! Allora, signori, questo è lo scopo. Adesso io probabilmente taglierò, perché d'altra parte qua sono ben fuori a mezz'ora del video, praticamente. Taglio e arriviamo più o meno a, vi faccio due o tre passi al volo e dopo ci vediamo a spawner modificato. Mettiamo via i secchi, ho finito tutto quanto. Adesso mettiamo via i secchi che non è fuori a casini. Cosa è successo? È successo che tutta sta nebbia maledetta, praticamente, guardate come va dentro nello spawner, mi ha fatto diventare tutto lo spawner bianco, non vedevo più un cazzo, praticamente, anche perché non mi ricordavo più come si faceva a toglierla. Comunque, a parte i dettagli, signori, se noi adesso andiamo a prendere la nostra spada che va, teoricamente, guardate qua, io ci sto vicino, ma nessuno esplode, ok? Nessuno esplode, nessuno mi vede, più che altro. E io posso tranquillamente ucciderli. Lo spawner adesso è fatto in modo che vengano giù da un solo buco solamente per il primo livello, praticamente. Per il secondo vengono giù normalmente. Si congiungono tutti. Il problema è i ragni, che adesso non so come far più i ragni, ma chi se ne frega. Qua non ci vedono per via della slab. E a noi non resta che star qua, praticamente, e ammazzarli con gusto. Allora, teoricamente l'acqua, ho messo l'acqua come parino, come vi avevo detto. L'acqua è sopra a un hopper. Magari l'hopper mi prende la roba, non lo so. Comunque sia,
lo scopo era questo qua praticamente, ovvero arrivare a ad avere questa farm di esperienza molto bellina, che con due livelli di spawner, signori, sto qua e consumo le spade finché non so tuffo. Per fare l'impigliotta, se adesso dovrei prendere l'esperienza, guardate. Adesso lei è poca, però il concetto, signori, l'avete capito, il concetto è questo qua. In questa maniera qua noi riusciamo a fare esperienza, signori, a buttare su livelli per fare un prossimo, appunto, enchanting delle varie robine che ci serviranno per andare nell'end. Spero che questa cosa qua non mi devasti il discorso delle prestazioni di Minecraft, perché magari si sente troppi mostri, carica una valanga di RAM, non lo so. Comunque, signori, questi erano i preparativi generali. Nel prossimo episodio vedremo se eventualmente a sto punto già provare ad andare nell'end, ma sinceramente vorrei andarci cazzuto, per cui questo è un episodio, no, non rompere le robe, pseudo extra praticamente. Io direi, signori, che nel prossimo episodio a sto punto andremo a a sistemare il discorso del villager. Ci farò una piattaforma qua dove cercherò di farlo star dentro, e con i suoi amici magari riusciremo ad accoppiarli, chi lo sa, non lo so. Nel frattempo le nostre galline ci hanno dato altri 2,5 stacchi di uova, cioè guardate che roba, praticamente produzioni industriali, e vedremo insomma nel prossimo episodio andare avanti con le quest. Signori, io sono Jaquan, grazie per aver visto questo episodio della Skyblock Reloaded. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.